che alcuni studiosi successivi, allievi di Coase, Demeseth e poi anche Zingales, che a voi è più noto, è la capacità che viene accumulata all'interno dell'impresa, quindi il capitale umano specifico dell'impresa. Quando tu lo stesso lavoro lo fai per 5 anni all'interno dell'impresa, beh, ovviamente hai una capacità di ridurre i tempi che è diversa se tu da 5 anni lo fai fare in giro da 10 fornitori diversi che cambiano le persone, perché i fornitori sono loro, quindi le persone le muovono come pare a loro, e quindi perdi conoscenza e capitale umano specifico. Quindi l'impresa serve a far risparmiare questo. Oltre a un effetto positivo dal punto di vista di salvare costi, e un effetto positivo dal punto di vista di accumulare conoscenze specifiche. Ma allora perché il mondo non è organizzato tutto come un'unica grande impresa, un unico grande Moloch? No, perché a questo punto dice, beh, ma allora a cosa serve il mercato? Perché la società è, per l'appunto, voi che siete studenti bocconiani liberali, è una società aperta ed è una società che si evolve, non è una società statica, e quindi ci sono sempre nuove invenzioni, c'è sempre nuova tecnologia, c'è l'imprenditore. Leggetevi un bellissimo libretto di Kirchner sull'imprenditorialità, questo lo potete proprio leggere in vacanza, sono 130 pagine, anche meno. Cos'è l'imprenditore kirchneriano? Kirchner è uno studioso austriaco. Non è quello schumpeteriano. Voi sapete, lo schumpeteriano è quello che fa l'innovazione tecnologica, questo l'avete sentito sicuramente, la distruzione creatrice, eccetera, eccetera. Ma c'è anche l'imprenditore kirchneriano, cioè che non fa alcuna cosa tecnologica, ma si rende conto che ci sono tutta una serie di bisogni che nessuno ha mai pensato di soddisfare. Quindi, volete un esempio di un imprenditore kirchneriano? Come si chiamano quelli là dove mettete i telecomandi, quelli di Pla? Meliconi. Meliconi è un imprenditore kirchneriano, perché non ha inventato niente. A plasticaccia, perché ci vuole fare la plasticaccia? Però ha capito che c'era un bisogno che nessuno aveva soddisfatto. Alla decima persona che ha sentito che pregava, cazzo, mi sono rotto il coso, è caduto, non funziona più, ha detto, io faccio cose in Meliconi. Quindi c'è un'innovazione, che non è un'innovazione tecnologica, ma tu scopri che ci sono dei bisogni, prima degli altri te ne rendi conto, zac, e lo soddisfi. In più, nelle organizzazioni veramente grandi e complesse, solo l'innovazione è più difficile, ma il controllo è più difficile, come dimostra l'esperienza di tutte le grandi burocrazie dittatoriali, il comunismo prima di tutto, ma poi alla fine non controlli più niente, perché si incancrenisce talmente il sistema di comando che il motivo per il quale tu hai creato la funzione di comando e controllo, cioè evitare i comportamenti opportunistici, invece si magnificano al cubo. Quindi, così come abbiamo detto prima, per le sanzioni penali c'è un limite oltre il quale la sanzione draconiana non ha una funzione deterrente, ma può avere l'effetto opposto. C'è un limite oltre il quale l'organizzazione gerarchica, invece che far salvare costi, li può aumentare. E vedete come questa sia una teoria estremamente liberale, perché è una teoria che prende atto della eterogenesi dei fini e del fatto che non si può prevedere tutto nella vita, che la vita è fatta in un modo tale che già è un miracolo se noi riusciamo ad andare da casa all'università, beh, non esageriamo, ma insomma
è piena di cose che sono fuori dal nostro controllo e che solo l'interagire tra milioni di persone che cooperano tra di loro volontariamente fa sì che piano piano si evolva. Questa è una teoria che è estremamente liberale e che non dobbiamo mai dimenticarci. Coase, con la sua teoria dell'impresa, questo ha fatto. Secondo grande contributo, il problema del costo sociale. Allora, qua qual è il problema? Il problema qui è quello dei cosiddetti fallimenti di mercato. Quante volte avete sentito parlare dei fallimenti di mercato? Un sacco. Adesso poi con questa crisi finanziaria tutti quanti si riempivano la bocca con i fallimenti, anche chi non aveva mai parlato di niente, i fallimenti del mercato, andai per strada, va, i fallimenti di mercato. I fallimenti di mercato si basano sull'assunto che nei mercati si creino delle esternalità negative. E facendo gli esempi proprio banali, che poi però possono essere replicati anche per i mercati finanziari, la tipica esternalità negativa è la fabbrica che mette il fumo. Sistema di libero mercato prevede che ci sia una libera iniziativa, impianto la mia fabbrichetta che fa prodotti chimici, peccato che io espella fumo o liquami chimici che vanno sul ruscello, è un po' tipo la favola di Esopo, arrivano alla povera pecorella e il lupo gli dice tu mi inquini l'acqua. Queste esternalità negative, si dice, devono essere rimediate da qualcuno e chi le può rimediare? Lo Stato, perché il mercato da solo non ce la fa. Il problema è che di fallimento in fallimento naturalmente non c'è una sola cosa che non abbia una... è un po' la storia dell'ottimo paretiano. Con l'ottimo paretiano non si muove niente. Senza una esternalità negativa, ma non si fa niente. Anch'io andando al cinema con mia moglie tolgo il posto a quello che ci sarebbe voluto andare lui, magari a quel posto lì. E che fa? Che si fa? Non si va più al cinema fino a che non si fa un'assemblea di tutti gli spettatori per decidere quali posti ognuno, e che poi non ci si mette d'accordo? Oppure lo Stato con la sua mente superiore dice Tizio 3B, Caio 7A, Sempronio, dice beh no, non ci voglio stare vicino a quello, quello c'ha un alito cattivo. Cioè, non importa. Dovete sapere, questo per vostra conoscenza e cultura, che hanno trovato un libro di barzellette dell'antica Roma. Procuratelo, scritto in greco antico, 235 barzellette dell'antica Roma. E ce ne sono, le barzellette più comuni che c'erano nell'antica Roma erano quelle su quelli che avevano l'alito cattivo, perché evidentemente c'era un problema, non c'era il dentifricio e quindi diciamo erano i bersagli preferiti, come da noi i carabinieri, quelli avevano l'alito cattivo. E ce n'è una che hanno trovato tra queste, cioè quello che ha l'alito cattivo va dal fa fatica a parlare, allora va dal medico e dice dottore, secondo me mi è scesa l'ugola. Sì, guardi dentro. Lui guarda dentro, se lo ha e gli alita, fa allora dottore, mi è scesa l'ugola. No, ti è salito il culo, questo è il degli antichi romani. Allora, c'è sempre la possibilità che ti salga il culo, diciamo, non è possibile avere un mondo perfetto. È solamente che bisogna capire se è più adatto lo Stato regolatore a dire che cosa fare, oppure se invece è il mercato più adatto. La grande intuizione di Coase, e poi appunto c'è l'economia del benessere, Pigou dice allora bisogna tassare e così via, la grande intuizione di Coase
è che se non ci sono costi di transazione, a prescindere da chi ha il diritto di proprietà o il diritto di fare una cosa, i privati raggiungeranno sempre la soluzione efficiente, senza bisogno di intervento dello Stato. Che vuol dire questo? L'economia del benessere, qualunque tipo di interventismo, dice: lo Stato prima di tutto deve assegnare i diritti di proprietà, deve dire questo spetta a lui e questo spetta a lui. Quindi quello che succede in genere è: non c'è il diritto ad inquinare. Se tu inquini, devi risarcire chi patisce un danno. Quindi il rapporto tra l'inquinante e l'inquinato è sempre un rapporto tra attore dannoso e danneggiato, qualsiasi legislazione. Cos dice: no, non è esattamente così. Così come l'altro esempio tipico è l'allevatore con i suoi bovini che invade il campo del contadino, è l'allevatore che deve risarcire il contadino. L'altro esempio, la ferrovia, il treno che manda le scintille con la frizione sui rotai e le scintille incendiano il campo. Il treno è quello che crea il danno. Cosa dice? Non è esattamente così. Perché questo parte dall'assunto che ci sia il diritto di proprietà o il diritto da parte del contadino piuttosto che di chi è inquinato, e che allora lo Stato possa semplicemente dire risarcisci. Ma questa non è una soluzione sempre efficiente. La soluzione efficiente se la trovano meglio le parti. Qual è la condizione perché questo avvenga? Che non ci siano costi di transazione, cioè costi di negoziazione troppo elevati. Cos'è che deve fare lo Stato, se lo Stato può fare qualche cosa? È cercare di eliminare il più possibile i costi di transazione che ci sono all'interno del mercato. Vogliamo fare l'esempio? Sì. L'efficienza, nel senso di efficienza parecchiana? No, l'efficienza calcolista. Okay. Vogliamo fare un esempio banalissimo? Okay. Facciamo l'esempio della fabbrica inquinante. L'efficienza parecchiana. L'efficienza è paretiana, per modo di dire, nel senso che è paretiana perché ci si mette d'accordo e quindi alla fine tutti quanti stanno al massimo del meglio, ma è caldo l'X perché, come vedrà adesso dall'esempio, qualcuno in realtà sta peggio rispetto a come starebbe se ci fosse un'assegnazione diversa dei diritti di proprietà. Quindi c'è qualcuno che sta peggio, c'è. Si raggiunge la curva di contratto. L'importante è che ci sia il massimo dell'efficienza. Sotto questo profilo è il caso X. Perché quello che viene raggiunto è il massimo dell'efficienza possibile. L'esempio tipico qual è? Facciamo quello degli inquinanti. Il costo dell'inquinamento è 1 milione di euro. Cioè inquinare costa 1 milione di euro, se poi bisogna ripulire il lago costa 1 milione di euro. Oppure se bisogna pensare ai danni alla salute sofferti dai cinque case vicino all'industria inquinante sono 1 milione di euro. La possibilità è che l'industria metta un filtro che costa 300.000 euro. L'altra possibilità è che ciascuna delle case metta un filtro per l'aria e un filtro per l'acqua che gli costa 100.000 euro ciascuno. Totale 500.000 euro. Quindi abbiamo tre soluzioni. Si continua a inquinare come se niente fosse, si mette un filtro alla fabbrica a 300.000 euro
Ogni casa mette un filtro e vale 100.000 euro. Totale 500.000. La soluzione efficiente, ovviamente, è il filtro all'industria, 300.000 euro. Cambia qualche cosa se il diritto è il diritto dell'industria ad inquinare o il diritto all'aria pulita da parte delle cinque famiglie che hanno 5 case? No, non cambia niente, perché senza costi di transazione le parti raggiungeranno lo stesso la soluzione più efficiente. Quale sarà la soluzione più efficiente? Se c'è un diritto all'aria pulita, l'industria si prenderà il filtro a 200.000 euro. Se invece c'è un diritto ad inquinare, saranno le 5 famiglie che compreranno il filtro a 300.000 euro per l'industria. Così come nell'esempio dell'allevatore sarà il contadino che metterà la staccionata, se il diritto è quello dell'allevatore, o sarà l'allevatore che metterà la staccionata se il diritto è quello del contadino, e uno dei due pagherà. Quindi il risultato efficiente, il filtro da 300.000 euro per l'industria, verrà raggiunto a prescindere da chi ha il diritto. Questo però in assenza di costi di transazione. Perché? Perché potrebbero esserci dei casi nei quali i costi di transazione siano alti. Ad esempio, quale caso? Facciamo finta che il costo, scusate, il diritto sia il diritto ad inquinare. Il costo di transazione, di negoziare con l'industria, perché le 5 famiglie devono mettersi d'accordo come negoziare con l'industria, devono mettersi d'accordo di nominare l'avvocato che vada a negoziare con l'industria, eccetera, 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 diciamo che sia 250. A quel punto 300 è il costo del filtro, 250 è il costo di transazione del negoziato, è molto più conveniente che ogni famiglia si metta il suo da 100, perché spenderà 100 a testa, con quell'altro sistema 550 spenderà 110. Quindi in realtà il fallimento del mercato, vale a dire l'adozione della soluzione inefficiente, ci sarà solo quando i costi di transazione sono troppo alti. Anzi, anche con costi di transazione bassi, per esempio, se il costo di transazione per mettersi d'accordo è 50, comunque ci sarà una soluzione meno efficiente, perché a quel punto le 5 famiglie si metteranno d'accordo lo stesso di prendere il filtro per l'industria che costa 300, ma avranno speso 50 per la negoziazione, quindi in totale 350, gli costa meno che avere il 100 a testa, ma alla fine spendono 350 invece che 300, cosa che non sarebbe successa se non ci fossero stati i costi di transazione. Allora, qual è il risultato di tutto questo? Che l'autorità pubblica deve fare due cose: cercare di abbattere al massimo i costi di transazione, oppure, in via residuale, quando questi costi di transazione ci sono, assegnare il diritto laddove l'esito è più efficiente. Quindi nel nostro caso, se i costi di transazione sono quelli di negoziato con la fabbrica, allora bisogna avere un diritto all'aria pulita, perché così la fabbrica dovrà mettere di sua, non scelta, ma obbligatoriamente il filtro a 300 e si risparmieranno 50 di costi di transazione.
l'ipotesi inversa, cioè che i costi di transazione ci sono per i negoziati tra le famiglie e quindi non costa niente, come dire, negoziare con l'impresa, la quale dice per me qualsiasi cosa fare va bene, e invece il costo viene fuori perché c'è il costo di negoziare per le famiglie. Allora, se questo costo c'è comunque, abbiamo 300.000 euro che costa il filtro, 250 per negoziare con l'impresa, totale 550. Se invece ogni famiglia si mette il suo, ma devono lo stesso negoziare tra di loro per decidere cosa fare, questo costo mettiamo che è 100, ecco che ognuno mettersi il suo filtro fa 500 più 100, 600, che è di più di 550. Adesso voi non vi ricorderete tutti questi esempi, con i 100, 550, 100 e così via, ovvio che non vi ricordate. Basta che vi ricordiate la cosa fondamentale: senza costi di transazione le parti raggiungono comunque la soluzione efficiente, con i costi di transazione la pubblica autorità deve cercare o di abbatterli o di scegliere quella regola che fa sì che siano, che sia scelta la soluzione che riduce i costi di transazione al minimo. Questo sostanzialmente è un postulato che quasi elimina il concetto di fallimento di mercato. Non c'è un problema di fallimento di mercato, c'è un problema di costo di transazione, ma il costo di transazione si applica anche per gli interventi della pubblica autorità. Se costa molto di più far sì che ci sia un enforcement della pubblica autorità, per quello diventa un fallimento dello Stato. I costi di transazione sono neutrali, possono esserci sia perché c'è un enforcement costoso dello Stato, sia perché c'è un enforcement costoso tra le parti. L'importante è ridurli. L'importante è ridurli o far sì che venga scelta la soluzione che ne ha di meno. Vedete che la prospettiva cambia completamente. Non c'è più una regola, una legge fissa che dice tu inquini e quindi devi pagare, e io Stato ti dico che devi pagare, o io Stato ti tasso. C'è una negoziazione tra attori diversi il cui esito positivo o il cui esito virtuoso è quello che riduce al minimo i costi di transazione. È una prospettiva completamente diversa. Questo ha fatto sì, e qui ci sono tutti gli esempi, quello del bestiale, no? Allora, l'allevatore responsabile per i danni causati dal proprio bestiale può ridurre il numero dei capi limitando la montata del danno, può recitare il pascolo, può corrispondere al contadino il valore di mercato del grano affinché lasci la sua terra in colta e ci lasci il bestiame. L'allevatore non è responsabile, il contadino allora lascia la terra in colta o recinta con i campi o dà all'allevatore il valore perché pascoli meno mucche e quindi produca meno carne. Ecco qua l'esempio. Qui con le varie possibilità di costi di transazione, costi di transazione pari a 0, pari a 3 euro, pari a 250 euro, e quindi la soluzione efficiente dipende solo dai costi di transazione. Questo ha portato dopodiché a sviluppare un altro filone importante, che è quello di che tipo di regole. Allora, se è vero che ciò che è importante è capire quali sono i costi di transazione, e i costi di transazione sono tali che quando non ci sono è irrilevante il diritto di proprietà, come proteggo il diritto di proprietà? Vale a dire, è meglio che
se io ho il diritto all'aria pulita, impedisco alla fabbrica di produrre, oppure può produrre ma mi risarcisce il danno? Sono due scelte completamente diverse. Quando voi studiate diritto commerciale, vedrete che questa cosa si replica sempre anche nel diritto. Se una fusione è invalida, che si fa? Si annulla la fusione, si scoprono le due società che si sono fuse, o i soci che hanno avuto un danno vengono risarciti dal danno, ma ormai la fusione rimane così com'è? Questa è una cosa che trovate replicata in tutte le regole giuridiche, in tutti i rimedi. Property rules o liability rules? Una volta che abbiamo deciso che il diritto di proprietà è ininfluente a zero costi di transazione, come lo difendo il mio diritto? E qui entra in gioco, adesso lasciamo perdere, Calabresi, che è l'altro nostro italiano. Allora, abbiamo detto, a chi assegnare il diritto, questo abbiamo appena detto, se non ci sono costi di transazione, teorema di Clause. Se ci sono costi di transazione, l'intervento statale, c'è questa espressione fantastica che dice mimicking the market, deve fare il mimo al mercato, deve l'intervento statale scegliere la soluzione più efficiente che avrebbero scelto le parti se non ci fossero stati i costi di transazione. Quindi deve scegliere il filtro a 300 euro. Se non ci fossero stati i costi di transazione, le parti avrebbero scelto il filtro a 300 euro. Perciò la legge deve scegliere questo. Esclusivo sulla cosa. Però mi sembra che nelle motivazioni per cui si possa parlare di criteri di assegnazione di diritti di proprietà, comunque non venga citato forse quello più rilevante, cioè che a mio avviso è quello della accettabilità sociale di un diritto di proprietà, cioè non in senso né di giustizia, per cui in senso di equità tra le parti, ma proprio in termini di del fatto che possa ricevere un maggior valore o un minor valore sulla base di criteri che non hanno a che fare con un discorso di distribuzione, ma piuttosto con qualcosa che possa essere più o meno accettato a seconda di un valore di riferimento. Per cui penso ad esempio a un caso come questo, andiamo in epoca come la nostra, si pensa all'allarmismo globale in senso di confinamento, nonostante in questo caso non si vorrebbe l'idea dei diritti di proprietà, e anche se la soluzione di legata all'inquinamento di una fabbrica è molto costosa, veramente la fine di tutto si deve seguire dei problemi di discorso di politica economica. E questo è esattamente il tipo di problema che diciamo Clause ribalta, nel senso che questo tipo di approccio è l'approccio che c'è sempre, è l'approccio dell'accettabilità sociale, l'approccio della politica, l'approccio del legislatore che decide cos'è meglio per la società, quindi l'approccio per il quale, siccome ci sono o fallimenti del mercato o come dire problemi di accettabilità, i problemi di accettabilità sociale per definizione non hanno niente a che vedere con l'efficienza economica, nel senso che l'accettabilità nucleare, come dire, piace o non piace, non ha niente a che vedere con l'efficienza economica, cioè, gran parte delle decisioni che ci sono sul nucleare non ha niente a che vedere con l'efficienza economica, ma con la paura più o meno giustificata, adesso voglio dire che sia necessariamente irrazionale, la paura più o meno giustificata che capiti una seconda Fukushima, appunto, basta. Così come tante altre cose.